Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con Cole che ha fermato palloni aerostatici pieni di schifo e poi è salito su un cavolo di elicottero per poter iniziare a trovare Kessler cercando delle parabole che erano invisibili. Come facciano a fare certe cose la gente non si sa, ma hanno i soldi quindi se lo possono permettere. Comunque la missione di oggi è fine della strada. Eccoci qua. Oh, finalmente. Fine della strada. Kessler tiene la radiosfera nel vecchio Examiner Building. Non sarà facile raggiungerlo. 78 secondi. Qual è il piano? Ho una carica di fentanyl agganciata all'elicottero. Dovrebbe stendere chiunque all'interno. Sfortunatamente, Kessler ha dei cannoni antiaerei sugli edifici intorno. Li faranno a pezzi prima che arrivi. Ottimo! 57 secondi. Allora io elimino i cannoni, tu fai fuori i bastardi e poi prendiamo la sfera. Esatto. Abbiamo un solo tentativo. Vai laggiù e distruggi quei cannoni. Che bello! Che belle queste missioni così dannatamente pericolose. Colpiscono obiettivi in tutta la città, preparando un'invasione da terra. Sapevi che se avessi perso il controllo la situazione sarebbe peggiorata. Non dovevi far saltare l'accordo. Non mi incolperai di questo, Moya. Beh, l'ho già fatto. Perché sono stronza. Ecco, l'ho detto. Tu hai fatto il cattivo, io faccio la cattiva ora. Allora, ce ne sono tre, perfetto. Quindi iniziamo da questo qua più laterale per il momento. Ah sì? Ecco te, beccato. Intanto preso. Certo che però in questo gioco quando arrivi nella fase finale tre colpi di proiettili sei morto. Quando invece lo facevano gli schifini là, i primi nemici del gioco, i razziatori, ma sembrava che neanche gliene fregasse dei colpi a Cole a volte. Perché a volte, cavolo, sembrava che veramente la riduzione del danno non esistesse. Vediamo. Ah, così, un colpo solo, bastava. Ottimo, è stato molto più semplice di quanto in realtà non fosse. Ok. Basta, dove cacchio siete ogni volta? Maledizione. Cole, che cazzo? Cosa c'è di invisibile che non ti fa passare? Ecco qua. Madonna mia. C'era... Cole continuava ad andare qui e tornare indietro. Boh, vabbè, a volte... Vaffanculo. A volte non ti capisco proprio. A volte veramente... Mi rendi difficile la tua comprensione, Cole, veramente. Che cavolo. Allora... Iniziamo a risalire. Perché non ho così... abbastanza fentanyl per un'altra bomba. Perciò è la nostra sola possibilità. Elimina quei cannoni prima che mi distruggano. Ecco qua. Fatto. Tu stai lì buono. Fatto. Cavolo, certo che più resistenti i trasmettitori che sti cannoni. Sti cannoni sono fatti di carta pesta. No, cazzo. Distruggi quei cannoni. Cole. Ma levati. Ecco qua. No? Speravo di poterlo prendere. Di qua, di qua. Cole! Dai! Cole! Che cazzo? Che problemi di merda c'hai? Oh! Guardalo! Perché non vai?
Allora, forse perché ci sono i nemici. Ipotizzo, eh. Dov'è? Ce n'è uno qua, ma non lo vedo. Non è vero che c'è. Non c'è nessuno. A meno che non mi stia dicendo quello lì in fondo. Ma cazzo, è lontanissimo. Oh, e che palle, Cole. Mi stanno crivellando qua su. Ho capito, ma Cole è un idiota. Guardalo, che è un coglione. Cole, Dio mio. Te, è lui il problema? Guardalo. Boh, a sto punto tanto vale essere morto. Cole, per favore. Oh, che cazzo, tanto ci voleva. Quello era l'ultimo. Allontanati dall'edificio. Non respirare questa merda. Arrivo. Dammi un minuto che scappo, va. Mamma mia, anche bug stronzi che non ti permettono di fare le cose, ma veramente. Sì, capush. Quel camioncino è per noi? Merda, non siamo stati veloci. Hanno caricato la raggiosfera su un camion. Non perdiamoli di vista. Seguili più in fretta che puoi. Dov'è? Dove cazzo è? Dai, col maledizione. Ah, devo seguire l'elicottero come l'altra volta, allora. Accelera. Accelera, tua madre accelera, scemo. Andiamo, Cole, devi muoverti. Devi muoverti, lo fai facile, sei su un elicottero, tu cretino. Datti una mossa. Ti mando a cagare, John. Facciamo esplodere il mondo piuttosto, ti giuro. Se li stanno andando, presto. Se almeno me lo mettessi bene sull'indicatore della mappa, lo seguirei meglio, no? E invece no, sei coglione pure tu, John. Tutti babbi di minchia qui. Eccolo là, finalmente l'ho raggiunto. Cambierà direzione all'ultimo di sicuro, mentre sto andando a 200 all'ora, sicuro. Eccolo là. Oh, meno male, dai. Si levi, signora. Stanno facendo arrivare una nave. Vogliono sfruttare il fatto che l'acqua può ucciderti. Io perdo carburante, quindi devi raggiungerli tu se non vogliamo che la sfera ci sfugga ancora. Ottimo. Signora, si deve levare da qui, che sta per diventare un campo minato questo. Letteralmente. Maledette granate a gas. E io rispondo con delle granate normali. Ti ho visto, eh. Togliti di mezzo. Non pensare che essere invisibile ti salverà. Allora io intanto. Esatto. Una mitraglietta, era da un bel po' che non ne vedevamo una. Dove sei? Eccolo. Dai, Cole, che palle. Maledizione. Meno male che sono riuscito a tornare indietro giusto in tempo per curarmi. Eccoti. Pensavi di essere furbo, eh? E invece sei solo
Un coglione. Pensava che l'invisibilità l'avrebbe salvato. Ecco qua. Oh, finalmente. Allora, distruggiamo sta torretta prima che... No? Va bene, Cole. Sto dicendo, distruggiamo la torretta prima che qualcuno torni indietro ad usarla. Questo affare è rimasto a secco. Devo atterrare. Muovi il culo e vai a terrarmi. John. Io ti seguirò a piedi appena potrò. Come se tanto servisse a qualcosa. A posto. Madonna mia, che fastidio che danno sti droni di merda. No, 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 no. Oh, madonna mia. Ancora uno. Mi sei... Dov'è? Non lo vedo. Intanto distruggiamo sta torretta del cazzo. Questa sì, l'altra no però. Sto cazzo di drone dov'è? Dove sei? Eccoti. Dovrei averlo preso. No. La loro nave arriverà a minuti, sbrigati. La loro nave arriva a minuti. A minuti io ci resto secco per colpa di un drone che non si fa colpire. Cazzo! Maledizione! La loro nave arriva a minuti. Vaffanculo pure tu, John. Non è possibile che siano tutti più pericolosi i droni dei nemici. Eccola lì la raggiosfera. Fammi curare. Madonna mia, io so che non ho più punti per i poteri, però cazzo. Aumento lo scudo. Per quel poche volte che lo usiamo, almeno ci curiamo adesso. Se mai ci dovesse sparare qualcuno. Fammi indovinare, è una trappola. Sai, ho tenuto quella cosa in mano una volta. Kessler mi ha chiesto di reggerla mentre sistemava dei cavi per un test. La sentivo pulsare come se all'interno qualcosa cercasse di uscire. Non è giusto. Me la vogliono tutti. La tua scarica di fulmini distruggerà il suo contenitore protettivo. Poi potremo far esplodere la sfera. Speriamo. Quante vite ha distrutto e corrotto quell'affare. Non posso rischiare che cada nelle mani sbagliate. La prima volta mi ha dato i poteri. Se la usassi ancora potrebbe rendermi forte il doppio. E allora nessuno oserebbe sfidarmi. Ovviamente distruggiamo la raggiosfera, non c'è il dubbio. Ma sarei veramente curioso, col karma buono, di vedere cosa farebbe potenziarci. Anche se, come ho detto, è palesemente una trappola. Tutte e due le scelte. Un atto buono rafforza la tua buona reputazione. Ho ancora in mente il corpo distrutto di Trish. Penso ad Amy, a Zeke. E colpisco quella sfera con tutta la mia forza. Ma qualcosa va storto. La raggiosfera si schianta, creando un vortice di energia. John viene risucchiato e viene dilaniato. Io corro via. John e la raggiosfera sono finiti, ridotti in cenere. Niente è andato secondo il piano. Già. Ma almeno la raggiosfera è fuori dai giochi. Ma sì, John è morto. Però almeno è andata bene. Vabbè, oh, almeno ci abbiamo trovato del lato positivo anche in questo. Mi chiama Moya ora? Zeke? Benvenuti, Cole. Kessler.
La raggiosfera era il catalizzatore dei tuoi poteri. Avrebbe potuto donarti ancora più forza, ma tu l'hai rifiutata. Io al tuo posto non avrei fatto la stessa scelta. Già, beh, io non sono come te. Ci ho messo un po', ma finalmente ho capito che qui non si tratta di me, né di ciò che voglio. Non più. Esatto. Quello che conta è proteggere la città. E quando sarai morto, nessuno la minaccerà mai più. Questo è tutto da vedere. Raggiungimi allo Staten Building. Ci siamo? Missione finale? La verità. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.